Ciao, benvenuti sul mio canale. Oggi un nuovo video e soprattutto una nuova location, perché siamo qua a casa di Zoe. Bene, allora vi vogliamo parlare di una cosa che è arrivata con Babbo Natale e che è smart, ed è per quello che ne vogliamo parlare. Vi vogliamo parlare dello Yeti. Eccolo qua, adesso andiamo a aprirlo e vediamo cosa c'è dentro. Istruzioni, il robottino aspirapolvere, base della ricarica, cavo. E qui c'è la spazzolina laterale e il panno per il lavaggio. Quello che vogliamo fare adesso è assemblare tutto e metterlo in funzione. Questo robottino ha questa telecamerina che gli permette di mappare la casa. Infatti questo robot è particolarmente smart, lo si può comandare dall'app e possiamo anche dirgli quale stanza pulire. Infatti all'accensione serve mappare la casa, che va fatto solo una volta, e lui si ricorderà dove sono le varie stanze. Qui abbiamo la vaschetta dove viene raccolto lo sporco. Questa qui è il panno per il lavaggio che va aggiunto qua, perché qui c'è il serbatoio dell'acqua. Adesso posizioniamo la base di ricarica e spellicoliamo prima. Dove la mettiamo? In camera. C'è la possibilità qui dietro di avvolgere il cavo in eccesso. Questo per accenderlo. All'accensione bisogna fare una ricarica completa, ma prima lo dobbiamo configurare. Adesso scarichiamo l'app e vi facciamo vedere cosa si deve fare. Si va ovviamente su Play Store e si cerca l'app Yeti. Eccola qua. Installa. Come prima cosa, nel momento in cui si apre l'app bisogna creare l'account. Dopo aver creato l'account bisogna collegarsi alla rete wifi in modo che il robottino venga riconosciuto. Adesso abbiamo la configurazione, dobbiamo selezionare la lingua, registrarsi e creare l'account. Ok, ora ci registriamo. Ecco, una volta registrati ci loghiamo. Allora, adesso ci serve un po' di tempo perché dobbiamo mappare tutta la casa e ci vediamo dopo. Ok, la mappa è stata fatta. Ci è piegato circa un'oretta? Più o meno, sì. Come potete vedere adesso lui sa dove è posizionato. L'applicazione si presenta così. Questo è il nostro robottino. Si schiaccia sopra e si visualizza la nostra mappa. Queste sono tutte le impostazioni, la potenza di aspirazione e poi il livello del flusso dell'acqua. Sì, infatti questo robottino non solo aspira dal pavimento, ma è in grado anche di lavarlo. E insieme all'aspirazione, quindi aspira e lava contemporaneamente. Abbiamo già fatto delle prove per vedere come funzionava. Ci sono tre opzioni per l'aspirazione e per il lavaggio. Quello automatico, che è questo qui centrale, praticamente schiacciando il pulsante play il robottino parte e va ovviamente seguendo la mappa. C'è invece l'area dove ci fa visualizzare la nostra mappa. Il nostro robottino qui è la nostra camera da letto. Questo qui io l'ho considerato il magazzino, però è il corridoio. Poi abbiamo il bagno e poi abbiamo la sala. C'è anche il personalizzato. Praticamente mi fa selezionare una zona che io voglio andare a pulire. Ho grattugiato il grana sotto il tavolo, gli dico la zona che io voglio andare a pulire e lui pulisce solo quel quadratino lì. Questo quadratino giallo che vedete qua praticamente è il tappeto, perché nel momento in cui io decido di andare a lavare, ovviamente devo selezionare una parte che non va lavata, quindi in questo caso il tappeto. Quindi lui riconosce questo rettangolo che è il tappeto davanti al divano e non lo eviterà per tutto il tragitto che fa per lavare e aspirare la casa. Questo qui invece è il pulsante per far ritornare il robottino alla stazione di ricarica. Per farvi vedere come funziona, facciamo un'area personalizzata. Possiamo fare qui davanti alla televisione, aspiriamo e laviamo. Per farvi vedere la potenza di aspirazione, adesso buttiamo giù qualcosa per terra per vedere cosa succede. Abbiamo messo un po' di pangrattato. Adesso vediamo se riesce a pulirlo perfettamente. Avvio della pulizia. Una cosa importante, quando si fa la mappatura, è importante avere tutte le luci accese. Infatti ha questa telecamerina montata sopra che gli permette di memorizzare le stanze. Sì, perché praticamente riprende il soffitto che più o meno di solito equivale al pavimento. Ha riconosciuto l'aria e adesso sta aspirando. Aspirato perfettamente, non c'è più niente. Dall'applicazione potete vedere la striscetta, quella azzurra, che è il percorso che ha fatto lui. Questa è la zona che abbiamo selezionato noi. Piano piano la completa tutta, poi quando finisce la zona ritorna poi da solo al dock di ricarica. Ritorna al dock di ricarica. Eccolo, adesso sta tornando alla ricarica. Avvio della ricarica. Adesso proviamo il lavaggio. Riempiamo la vaschetta con un po' d'acqua e mettiamo giusto un filino di detersivo, pochissimo. Ok, ora inseriamo la vaschetta con l'acqua. Piatti di lavaggio installato. Ok, abbiamo selezionato l'area che vogliamo lavare. Adesso versiamo un liquido. Vediamo se lo pulisce e lo rimuove completamente. Avvio della pulizia. Si
siccome sono un po' antipatico, voglio provare a mettere giù un po' di questo. Proviamo. Sembra che stia pulendo. Sì. Pulizia completata. Ritorno al dopo. Ha pulito perfettamente. Anche se gli ho spruzzato giù un po' di panna. Questo era lo Yeti Vac Hybrid. Sì, non l'abbiamo ancora detto. È un robottino di aspirazione e lavaggio piuttosto economico, ma smart. Infatti, l'ultima cosa che vi vogliamo dire è che si può anche abbinare ad Alexa. Basta dire: Alexa, accendi Yeti. Potete cambiargli il nome da Yeti a un'altra cosa. Tu l'hai chiamato? Michael. Basta dire: Alexa, accendi Michael. E lei poi la fa partire. Parte direttamente la pulizia automatica, quella completa di tutta la casa. Così è possibile farlo anche da fuori casa. Bene, il nostro video finisce qui. Grazie di averci seguito. Ci vediamo al prossimo video. E lei è Kiwi. Kiwi. Ciao. Ciao ciao. Micchio piccio. Adesso facciamo un unboxing del gatto. Lo si apre così. Dai. Con la Zoe. E poi arrivi da qui. Sì. È una cagata. Oggi un nuovo video e soprattutto una nuova location. Perché siamo qua a casa di Zoe. Fa cagare sta cosa. Adesso che l'ho fatto. Ah, ok. Perché urli così tanto? Io parlo sempre in questo tono. Oggi vi vogliamo parlare di una cosa smart, tonda, grande così. Non so cosa sta... Vi vogliamo parlare dello Yeti. 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 Ah. Yeti, ho sbagliato. Parlo. Ah. Ok. E si cerca l'app Yeti. C'è una dita troppo grossa, schiaccio tre tasti alla volta. Sì. Faccio io. E via. Furbo. Ma si perde qua, cosa succede? Stupida come una capra. Avviso della polizia. Quindi non serve molto detersivo. C'è il gatto che sta cagando. Aspetta, che poi lei scava. Si cambiano le abitudini di come si può lavare la casa. Ma cosa devi dire? Che si passa tutti i giorni, quindi non serve tanto detersivo. No, beh sì, papà, devi disinfettare, chi se ne frega. Okay. Allora è andata a fan... No! Ma scusa, eh? È rimasto un pochino più appiccica. Si è dimenticato dov'è? Pazzito. Si è un po' disorientato. Di là, frate, dai che ci sei. Quindi basta dire ad Alexa, ehi! No. Ehi, cos'è? Basta dire, Alexa, accendi Yeti. Intendi Michael? Sì, perché l'ho rinominato Michael. Sì. E lei è Kiwi? Kiwi. Li vuoi quei kiwi? Li vuoi quei kiwi? Oh. Puzzi di brutto!